Premio Scarpa è un progetto un po' particolare. L'anno prossimo farà 30 edizioni, quindi 30 anni di Premio Scarpa. È un premio a un luogo che non deve essere necessariamente particolarmente bello. Deve avere al suo interno una particolare miscela tra la natura e la cultura e avere qualcuno che se ne occupa di quel posto. E in questo caso il luogo che abbiamo premiato è il Castello di Mare Dolce, la Favara Mare Dolce. Lì la persona che abbiamo premiato è un funzionario, adesso è il soprintendente dei beni archeologici, l'architetto Lina Bellanca. Il premio l'abbiamo dato a lei per il grande coraggio che ha dimostrato nel sottrarre quel luogo all'oblio, all'abbandono. Era un luogo che era dimenticato da tutti, completamente nascosto, ormai invisibile. Un luogo speciale perché poi non è solo un'architettura, contiene al suo interno un'enorme area verde. Era un sollazzo, una residenza arabo-normanna con quest'area verde che è diventata nel cuore di Brancaccio l'ultimo pezzo, uno degli ultimi baluardi di verde e di archeologia ancora viva. Quindi tra l'autostrada e la ferrovia c'è sto pezzo verde che è una meraviglia. Il premio Scarpa ha sempre avuto una ricca documentazione. Nei primi premi realizzavamo un piccolo dossier, poi questo dossier è diventato un libro sempre più grande, poi una mostra. Negli ultimi anni abbiamo fatto molte fotografie, abbiamo cominciato anche a documentare il nostro lavoro. Negli ultimissimi anni abbiamo deciso che questo lavoro di documentazione visiva fosse affidato a un regista professionista, non a noi dilettanti, perché siamo convinti che attraverso un documentario si riesca a raccontare in modo più adeguato a un pubblico di non addetti ai lavori quello che abbiamo trovato, capito e che vogliamo raccontare. Davide Gambino è diventato un compagno di strada, ha già realizzato due bellissimi documentari per noi, questo Mare Dolce la Favara e poi quello successivo per il premio che abbiamo dato all'Irlanda, a un sito archeologico irlandese, e per noi la sua bravura è quella di essere riuscito a capire qual è il nostro modo di metterci nei riguardi dei luoghi che premiamo, qual è il nostro punto di vista che non è proprio banale. Lui l'ha capito bene ed è capace di raccontarlo benissimo.